La vince sull'ultimo pallone della partita il Manfredonia, inaugurando in modo folle il 2024. Il rigore di Giacobbe a tempo scaduto piega il Martina, soffiandoli punti preziosi nella rincorsa all'Altamura capolista. Il gol del centrocampista vale l'1-0, ma soprattutto un significativo più 2 sulla zona playout, numeri impensabili fino a qualche settimana fa. La caccia al settimo risultato utile consecutivo parte con i soliti noti per Franco Cinque. L'allenatore decide di non cambiare fisionomia alla squadra, nonostante l'innesti sul mercato. Partono fuori dunque Orlando e Sfrecola, confermatissimi in attacco Babai e Balba, ai lati di Carbonaro con Calem e Jolly in mezzo al campo. In difesa, occasione per Fissure accanto a Konaté. Stesso discorso anche per il Martina. Pizzulli decide di rinunciare inizialmente al colpaccio tedesco, proponendo Bonanno, Pinto e Jevolella a supporto di Palermo nel 4-2-3-1, fuori la fantasia di Canfornina, dentro i muscoli di Langone e Virgilio. La copiosa pioggia e il deserto sugli spalti si traducono in un avvio non così energico. Tuttavia, non c'è traccia dei 13 punti di distacco tra le due squadre. Il primo squillo è dei biancocelesti. Parabola di Carbonaro. Figliola, così è così, ma trattiene. Risposta Martina. Bonanno vede un pertugio. Paduano, attento, si accartoccia. Comincia a intravedersi dello spettacolo, complice due squadre abbastanza lunghe. Calemme prepara bene dal limite, ma il suo è solo un messaggio per Figliola. Esce dal guscio nel finale di frazione il Martina. Palermo galleggia e innesca Pinto, murato nuovamente da Paduano. Guantoni sporchi per il numero 1 si continua anche al 40esimo. Più facile questo intervento sulla scocca di Virgilio. Al sapore della polemica, il primo approccio della ripresa. Nicolli abbraccia così Babai, ma per il signor Pelai è tutto regolare. Il greco prova a riscattarsi con l'interesse al 51esimo, ma la sua interessante torsione non ha quella giusta dose di fortuna. Non sta a guardare il Martina, è decisamente Nicola Pinto, il più ispirato dalla compagnia della Valle d'Itria. All'ora di gioco alza la testa e calcia. Paduano costretto agli straordinari anche a causa di una deviazione. Chiaro l'intento di Franco Cinque, provare a vincere. Dentro dunque Ernaiz per l'ammonito amabile. Cambia le pedine anche Pizzulli, con Vaticino e Ganfornina per Jevolella e Bonanno. Dà fastidio al Martina la posizione sul centro-sinistra di Calemme. Il 10 testa la soluzione di collo esterno, ma la parabola si alza di un nulla sulla testa di Figliola. Squadre stanche e lunghe, ma con il chiaro intento di prendersi l'intera posta in palio. Pinto, spostato a sinistra, rientra sul piede forte, ma carezza solo il palo con la soluzione a giro. In casa si pontina, è encomiabile la generosità di Carbonaro. Gran lavoro a sinistra, traversione di Viti, per Babai che va nuovamente a centimetri dall'1-0. Sembra ormai cosa fatta lo 0-0. Poi il rinvio di Fissore trova Ernaiz, ma soprattutto l'ingenuità di Nicolli. Mani tra i capelli e rigore solare per il Manfredonia. Dal dischetto Giacobbe non trema e consegna 3 punti di platino alla formazione di Franco 5, sempre più in ascesa. Il pari dell'Altamura rende ancora più amara la sconfitta del Martina. K.O. dopo 2 mesi e ora terzo a meno 7 dei biancorossi murgiani. Non è finito il periodo delle imprese per il Manfredonia. Il 10 gennaio proverà a recuperare lo 0-2 della sfida interrotta contro l'Andria. Domenica prossima ecco poi la spedizione in casa della team Altamura. Il Martina attende invece al Tursi il pericolante Bitonto.